Il racconto del Titanic resta tra i più interessanti della storia recente. Interesse generato anche dal film, che più o meno tutti abbiamo visto almeno una volta. C'è chi ne è talmente ossessionato da rischiare la propria vita per vedere il relitto dal vivo. La società Ocean Gate organizza ogni anno un tour nell'Oceano Atlantico della durata di 10 giorni, che si conclude a 380 miglia al largo e 3.800 metri sotto la superficie, con l'ispezione ravvicinata del relitto del Titanic all'interno di un sommergibile. Per partecipare non serve nessuna esperienza subacquea e devi firmare un contratto che dice che potresti morire. Il costo? Solo 250.000 dollari. Il 22 giugno, intorno alle 11 del mattino, il batiscafo Titan, che si era diretto al relitto del Titanic, è stato considerato completamente esaurito dell'ossigeno e chi era a bordo è senza dubbio morto. Nella serata ci comunicano che il sommergibile Titan in realtà è imploso per la pressione data dalla profondità che aveva raggiunto quando si trovava proprio nei pressi del Titanic. Ma nelle ultime ore altri fatti sono venuti a galla e i conti non tornano. Ciò che potrebbe essere davvero successo in queste 96 ore di ossigeno che avevano a disposizione quei passeggeri e le varie teorie su un incidente che per molti era già stato scritto, le vedrete per la prima volta in questo video. Questo è il mistero del Titan, il sommergibile colpito dalla maledizione del Titanic. Ma prima di cominciare vi chiedo di supportarmi con un like, che per voi è pochissimo ma per me è tantissimo. Sapete che mi documento sempre veramente tanto per portarvi il migliore servizio possibile e un vostro like può davvero fare la differenza, perché mi permette di arrivare a più persone possibili. E adesso possiamo immergerci. L'ultima esperienza a bordo del sommergibile Titan, la terza di quest'anno, è partita alla mattina di domenica 18 giugno, ma per la prima volta dopo meno di due ore la MV Polar Price, la nave canadese che lo stava monitorando, ha perso ogni contatto e le sue tracce. Il batiscafo infatti non potrebbe muoversi in totale autonomia e ha bisogno dei comandi della superficie, che invia segnali su come direzionarsi, e solo a quel punto il pilota può muoversi. A bordo del mezzo è sempre previsto da prassi la presenza del pilota assieme a tre passeggeri e una guida. A bordo stavolta del batiscafo scomparso ci sono come passeggeri il miliardario britannico Hamish Harding, amministratore delegato di una società di jet privati a Dubai, Shahzada Wood, uomo d'affari pakistano tra i più ricchi del suo paese, con suo figlio Sulman di soli 19 anni. È notizia recente che il 19enne, stando a quanto riportato dalla zia, non era assolutamente entusiasta di questo nuovo viaggio, anzi era preoccupato e per nulla quasi intenzionato a immergersi a quelle profondità. Aveva paura, ma si sforzò di farlo per suo padre, visto anche che in quei giorni sarebbe stata la festa del papà, ed è per il papà che lui è partito senza mai più fare ritorno. E come guida l'esploratore Paul-Henri Largelet, tra i più esperti al mondo in tema Titanic, che ha guidato diverse spedizioni al relitto e supervisionato il recupero di molti suoi manufatti, mentre il pilota stavolta era Stanton Rush, il CEO di Ocean Gate, la società che ha organizzato la missione. La stessa sera alle ore 21 dovevano riemergere, ma di loro si è persa ogni traccia. Al momento della partenza di domenica avevano a disposizione circa 96 ore di ossigeno. Dovevano restare lì dentro soltanto circa 8 ore, che invece sono diventati giorni. Giorni in cui sono rimasti chiusi in uno spazio di 6,70 metri. O almeno questo è quel che noi credevamo. Nessun posto a sedere, ci si siede per terra. Un solo mini bagno, se così vogliamo chiamarlo, e una maxi finestra sigillata
scintillata da cui osservare il grande blu. Quello che subito si tende a notare, anche da parte nostra che non siamo poi così tanto esperti, è che il tutto non risulta poi così tanto sicuro. Basti pensare che il sommergibile è telecomandato dal pilota attraverso il joystick di una PlayStation. La verità è che non era nemmeno la prima volta che un loro sommergibile andava disperso. Era già successo una volta, ma il segnale era per fortuna ritornato nel giro di un'ora. Questa volta invece il sommergibile è completamente sparito. Subito quindi partono le ricerche e la Guardia Costiera degli Stati Uniti e del Canada hanno impiegato aerei, navi e sottomarini per individuare il sommergibile scomparso che, anche se fosse riuscito a individuare, nonostante fosse perso in una così vasta area, restava anche incerto il modo impiegato per riportarlo in superficie. Cioè, già ritrovarlo era una possibilità su un milione, addirittura tirarlo fuori era quasi impossibile. La cosa più inquietante è che anche fosse riuscito a riemergere da solo il sommergibile, non avrebbero avuto modo i passeggeri di aprirlo dall'interno perché è interamente bullonato ed è necessario un equipaggio dall'esterno che lo apra. La NATO dichiara sin da subito che il sommergibile si trova 4 volte oltre la profondità massima del sistema di salvataggio sottomarino, quindi nemmeno loro potevano intervenire, perché intervenire in sicurezza era impossibile. Farlo significava mettere a rischio la vita di un loro pilota. Quindi l'ultima speranza poteva essere un robot sommergibile chiamato Victor 6000, un gigante con braccia robotiche mobili che poteva essere in grado di liberare il sottomarino intrappolato negli abissi o che poteva essere anche impigliato proprio dentro il Titanic. Nella notte tra martedì e mercoledì, alla soglia delle 48 ore di ossigeno, un aereo canadese che assisteva alle operazioni di ricerca aveva rilevato rumori sottomarini nell'area di ricerca. Nello specifico hanno sentito colpi che si ripetevano ogni 30 minuti. E considerando che sicuramente c'erano esperti navigatori all'interno del Titan, poteva trattarsi di uno di loro che stava magari mandando un segnale di SOS, che effettivamente è norma mandare con intervalli di minuti. 4 ore dopo però i dispositivi sonar dispiegati nella zona per recepire e decifrare eventuali segnali hanno prodotto risultati negativi. Non si trattava del sommergibile Titan. Giovedì 22 giugno alle ore 11 il countdown si ferma. L'ossigeno è finito. Adesso si cercano dei cadaveri. C'è chi è convinto che il Titanic sia avvolto da una maledizione che si è riversata anche sul sommergibile Titan. Wendy Rush, la moglie di Stockton Rush, il CEO della Ocean Gate, discende da una ricca coppia di New York che morì annegata proprio sul Titanic. I suoi bisnonni Isadore e Ida Strauss erano tra i passeggeri più ricchi del transatlantico. Dell'uomo vi ho anche parlato nella prima parte dedicata al Titanic, che vi consiglio di andare a ripescare se l'avete persa. E la coppia è tra le 1518 vittime del naufragio avvenuto 111 anni fa. Pensate che di loro c'è traccia anche nel film di David Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Quelli abbracciati mentre la nave affondava, alcuni superstiti ricordarono di aver visto Isadore rifiutare un posto su una scialuppa di salvataggio fino a quando tutte le donne e i bambini non fossero saliti. A sua volta Ida, sua moglie, si rifiutò di partire senza il marito. Ida, get into the boat. No! We've been together for 40 years. And where you go, I go.
Ancora più sconvolgente sono le supposizioni che vedrebbero questo incidente come un qualcosa di programmato da qualcuno di molto, molto potente: il governo degli Stati Uniti d'America. Hamish Erding era un uomo molto ricco e potente, un miliardario con la passione per le avventure estreme, e questo lo aveva portato a volare nello spazio nel 2022 ed era stato anche più volte visitatore del Polo Sud. E sapete cosa si nasconde al Polo Sud? Se non lo sapete, ma vi interesserebbe saperlo, beh, lasciatemi un like per farmelo capire e nel prossimo video potremo parlarne. Cosa si nasconde? Sicuramente molti segreti che un uomo ricco può venire a conoscere e che il governo americano potrebbe poco apprezzare. A bordo del sommergibile c'era anche uno dei più ricchi uomini d'affari del Pakistan, che tra le tante cose era anche parte del consiglio dell'amministrazione del SETI Institute, con sede in California, che si occupa della ricerca di intelligenze extraterrestri. Questi miliardari andavano messi a tacere perché sapevano troppo. Dopo che tutto il mondo rimane con il fiato sospeso nella speranza quasi impossibile di ritrovare il famoso sommergibile, nella serata di giovedì 22 ci comunicano che tutto ciò che ci siamo immaginati non è mai accaduto. Il sommergibile Titan in realtà è imploso per la pressione data dalla profondità che aveva raggiunto quando si trovava proprio nei pressi del Titanic, ed è lì che avrebbero ritrovato alcuni pezzi del battiscafo scomparso che certificherebbero il suo ritrovamento. Se effettivamente è così che sono andate le cose, i passeggeri si sono disintegrati in 30 millesimi di secondo, nemmeno il tempo di realizzare la loro fine. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. È sconcertante sapere che David Lockridge, pilota di sottomarini e ispettore scozzese, dichiarò in tribunale nel 2018 di essere stato licenziato dopo aver espresso preoccupazione per la sicurezza del Titan, che poteva implodere in circostanze neanche troppo remote, considerando come era stato progettato. Dopo aver presentato il suo rapporto di ispezione, Ocean Gate lo aveva licenziato di tronco e diede al pilota circa 10 minuti per liberare immediatamente la sua scrivania e uscire dai locali. E non solo non fu ascoltato, ma fu addirittura denunciato dalla Ocean Gate per violazione di segreto professionale. Addirittura la Marine Technology Society si era espressa manifestando nero su bianco le sue forti perplessità sulla sicurezza di questo sommergibile, con un rischio di incidenza da minima a catastrofica. Insomma, probabilmente adesso la procura farà il suo corso e le dovute indagini. Resta il fatto che chiaramente era una tragedia come quella del Titanic che si poteva e si doveva evitare. At that time, my rank was First Lieutenant Commander, Naval Special Operations on the southeast coast of Antarctica. We were dispatched for, unofficially, was a research reconnaissance mission. Officially, it was to find a certain individual